Gentili telespettatori, bentrovati da Andrea Di Predi, Pre per il sociale, torniamo ad occupare. Hai toccato il microfono? No, non vorrei che fosse spento magari, però. Spento? Aspetta un attimo che riaccendo un attimo la telecamera. Scusami, ma. Ok, quando vuoi. È acceso Gianfranco? Gentili telespettatori, bentrovati da Andrea Di Pre, torna Di Pre per il sociale, torno ad occuparmi di un appuntamento, di un avvenimento che sta in qualche modo così infuocando il dibattito pubblico. Sono con Sara Kennedy. Sara Kennedy, siamo qui nella sua abitazione romana. Come sempre, sembra impossibile, sembra tutto finto, falso, è la figlia di Kennedy, dice, e io sono qui ancora una volta per dare la possibilità di dire, ma Sara Kennedy, chi è realmente Sara Kennedy? Figlia di mia madre e di mio padre Kennedy e di Robert Kennedy, perché mio padre non procreava, nata debole, inserita in una struttura pubblica. Ma com'è possibile questo? Lì il dottore, che è Ascolta, anche comandante Sara Kennedy. capitano, mi ha fatto Stai tante scherzando, ripetute punture. vero? No, non sto scherzando, per l'amor di Dio, è lungi da me, e ridai un'altra volta cosa scherzare, perché c'è lo stato di mezzo, ci sono gli interessi. Casa Monica, bestia di Satana, la mala organizzata, lo Stato, affari generali dello Stato, affari regionali e altre strutture ancora. I miei fascicoli sono stati inquinati Di chi da hai paura esattamente? Di chi Berlusconi. hai paura esattamente? Io non ho paura di nessuno, anche se mi danno fastidio la E perché mattina, non la la parli a sera. voce bassa? Non parlo a voce bassa, perché proprio Scusami, ma qua adesso. adesso è il momento Proprio di fare adesso chiarezza. un'altra telefonata interruzionistica tra gli Stati Uniti d'America e me, Ieri è stato un attentato, mi un sembra, in diplomatico. America. Cosa è successo ieri in America, che mi hai detto, Un Sara? attentato prima nelle ore pomeriggio, e lì ci sono i miei documenti, Maria Pia Recchia, Sara Kennedy, è la stessa persona sequestrata poi dagli zingari. La persona mi ha telefonato nelle prime ore del pomeriggio e c'erano lì, hanno suonato, ci sono due uomini, cade la linea, poi mi ritelefona, questi due uomini erano due forzuti pieni di tatuaggi. Proprio di quelli talebani, qualcosa del genere, di mascalzone, killer veramente, e mi dice che lo hanno ammaccato tutto. Ma io cosa posso fare? Chiama qualcuno? Poi c'era la polizia, bene, ma loro non capivano me, io non capisco loro, perché da piccolina non parlo più inglese. Allora, io ti voglio chiedere questo. Non parlo Innanzitutto, più come mai inglese. hai qui questo due regali la prossima settimana? Kennedy, Mussolini, e poi ancora. L'ho No, scusa, comprato perché ed è occupato di incontri di micro. personaggi, incontri sempre Kennedy, Perché e poi questo. mi interessa la vita di mio padre, che non ho mai E chi goduto. è tuo padre? Kennedy ufficialmente è John Fitzgerald Kennedy. È chiaro questo una volta per tutte? Maledetto lo Stato, maledetti Allora perché politici, non vai a vivere, perché non vai a prenderti quello che è tuo? Dovresti avere qualche milione maledetti di dollari quelli. pronto ad aspettarti, o Miliardi di no? dollari, i miei milioni di dollari pronti ad Perché non vai a aspettare. prenderti della Bank of America? Allora, quella Insomma, a banca. questo punto, Maria Pia, scusami, lo sai, Consolato, io ti ascolta per favore, non mi interrompere continuamente, ascolta, adesso mi fai arrabbiare. Sì, signore, mi fai No! arrabbiare. Il consolato Io ti americano, stimo! italiano, ha detto No, che io non ti possono stimo! fare nulla, hanno Perché messo non i vai alla veti. Bank of America a Ascolta, prenderteli? ascolta, Perché ascolta, non vai alla Bank ascolta, of non mi America a interrompere. prenderteli? No, ma a questo Non punto, mi interrompere, scusami! perché le false orecchie hanno riscosso i miei soldi. Una falsa orecchia si trova a Via dell'Acqua Bollicante 24 o 34, sotto il nome di Orecchia Maria Pia. 16 milioni di dollari mi hanno telefonato dagli Stati Uniti d'America del mese di 1000, no, del 2003. Ma io sono qui per Del 2003, aiutarti, ma ascolta, ma scusami. tu non mi interrompere, per l'amor di Dio, non mi interrompere. Ma io Lasciami sono qui per parlare. aiutarti, ascolta Maria Pia, Allora lasciami e se parlare. tutto I questo miei fu. soldi sono finiti nelle mani di Diana, che da ormai da tantissimi anni si Ma spaccia per dove Sara abita sto Kennedy Fortian? all'823, non è Del altro che Serpentone, qui di Roma? al quarto appartamento, 819, 21 e 23. A presto, capito?
Questa è la figlia dei miei sequestratori. Un momento, un momento. Questa donna è figlia della Zingarella, già sperduti Ersilia, la cui gemella, un momento, è Guerini Anna. Il gemello è Lusardi Marconi Antonio, 836 dell'Argo Pio Fedi. Sicché sono nati da mio zio, l'ex generale svizzero, che è stato lui a violentare questa donna, la Zingarella, che aveva 15 anni, non mio padre Kennedy, perché mio padre si è preso la colpa, in quanto che la mia prozia ha detto che mio padre Kennedy si è addossato la colpa. No, ascolta, perché fermati, tanto stanno... Non mi fermo, non mi devo interrompere, perché la verità è questa, li hanno vinto. Ascolta, dai, calmati, datti una calmata per piacere, che mi interrompe sempre. Maria Pia, non tagliare, guarda che ti stai comportando da vile, da godardo a questo punto. Ascoltami, io questa volta sono qui per dire, io sono stufo di fare di pepperi sociale con te, che non si arriva a nessun appunto. Signore Dio, ma se tu non vuoi ascoltare, mi interrompi. Perché mi interrompi? Per favoreggiare chi? La usurpatrice, mistificatrice, rea, spaccia, scambio di persone, ladro ed assassina, ascolta, che non è altro che pure allora, un'assassina. Ascolta, ascoltami, eh? Usa la telecamera per dire che ti sei inventata tutto. Non mi sono inventata nulla, non è, mi sono inventata nulla. Lo devi al pubblico di Prepre Sociale. Non mi sono inventata nulla, perché la figlia della Zingara insieme al padre, alla madre. Lo devi al pubblico di Prepre Sociale. Io rispetto il mio pubblico, devi dire che ti sei inventata tutto. Non mi sono inventata nulla, perché io sono la verità, la menzogna sono loro. Mio zio, l'ex generale svizzero che avanzava le ricerche sul mio conto, che cosa è successo? La lettera che ha scritto è stata distrutta, caro lui, è stata distrutta. Cos'è questa foto? Questa sono io e questo è mio marito e non sono la ragazza madre, pertanto. E dov'è tuo padre Kennedy? Mio padre è morto, è stato ucciso nel 1963. In che giorno e in che ora? L'ora non lo so, perché io ho veduto la, come si chiama, ma forse è un altro Kennedy. No, non è affatto un altro Kennedy, è lui. Fodia Pacchiarottiana si è fatta la chirurgia plastica facciale per somigliare a mio padre Kennedy. Hanno fatto gli imbrogli. Ma sai che tu hai diritto, in quanto figlia di un presidente di USA, tu hai diritto ad avere la tua targa della Casa Bianca? Come mai non la rivendichi? Che cosa? Tu avresti diritto a avere la... I miliardi che hanno nelle mani, la Casa Monica, ribadisco ancora. Beh, senti, cosa vuoi dire a Obama? Dillo Obama in inglese. Speak in English, please. Perché io ero troppo bambina per parlare inglese. Punto prima. Vivo in Italia. Obama, please, she's dall'età... Parlo in italiano e poi Kennedy. Allora ascolta, Maria Pia, ascolta. I am Maria Pia Recchia di Dofet, eccetera eccetera, Barche Maria Sara Kennedy, da Hurts Small, vivo in Italia, sequestrata dall'Istituto Seronno e dalla Clinica Santa Lucia, che ora è Villa Santa Lucia. I miei occhi azzurri l'hanno messa a Fodianna. Fodianna è nata nel 1948 ad Alabama oppure a Boston, ed è stata ritrascritta come nata nel 60. Qual è il tuo nome completo? In Calabria. Il tuo nome completo com'è? Che ha sempre tanti, com'è? Io non ce n'ho tanti, non Maria, sono Fodianna che ce n'ha 500. Barche Kennedy com'è tutto il nome? Allora, completo. Maria Pia Recchia, il terzo certificato per il sociale Maria Pia. E infatti sono anche... Ma il nome completo, Maria? E mi hanno anche... Ma no, derubato, questo non c'entra... No, mi hanno no, anche questo non, derubato, mi hanno questo anche non ci interessa. Derubato, mi hanno anche derubato le opere letterarie artistiche. Questo non mi ci interessa. Mi hanno anche derubato le opere letterarie artistiche. Ma cosa va, quello... Ma per favore, va... No, gentile pubblico, io ci provo a fare TV Verité, ma vedete cosa vuol dire fare TV Verité? La verità, la verità, ma quale verità stai dicendo?
Che cosa ha dato Fodianna? I soldi ha pagato, ho 18 milioni di dollari all'Associazione Nazionale. Qual è il tuo nome completo? Lupo Mannari e Licantropi. Ecco, allora, ma chi sono questi lupi Mannari e Licantropi? Ha dato tutti i miei soldi a Pinco Pallino e Fracassa Velletti, agli zii della casa omonima. Si è spacciata per Maria Pia Recchia. Chi sono i lupi Mannari e Licantropi? Li hai visti? Si è spacciata per Maria Pia Recchia, ha preso i miei documenti, il mio assegno dagli Stati Uniti d'America, Guerini A. Anna, Fodianna e molti altri ancora. E molti altri ancora. Tu li hai visti? Che cosa hanno fatto? Non mi portare fuori il binario. Tempo, il tempo non mi portare. Certo, grazie a te. Grazie a te. Se, a questo punto ti stai veramente comportando da impostore pure te, come molti altri. Perché la mia storia vogliono tenerla, come dire. Qual è il tuo nome occultata, completo? Occultata, allora, perché non vogliono perché non rispondere alle domande? Maria perché Pia non Recchia, perché Maria non Pia Recchia, il terzo certificato. Il primo è diverso. Perché cioè, non rispondi alle mie domande? Ti sto rispondendo. Qual è il tuo nome completo? Ti sto rispondendo. Qual è il tuo nome completo? Ti sto rispondendo. Qual è il tuo nome completo? Sei un imbecille, ecco. Sei un imbecille. Sei un imbecille, va bene? Ti sto dicendo, cavolo, Maria Pia Recchia ha il terzo certificato, il secondo è Maria, il primo è Sarah Kennedy. E non mi interrompere, a me non mi interrompere, perché forse tu non ti rendi conto, no. Allora, tu dai dell'imbecille all'unico che ti ha aiutato, tu dai dell'imbecille all'unico che ti ha aiutato. Guarda, mi stai interrompendo, mi stai provocando, mi stai mettendo in difficoltà, mi stai praticamente rinnegando la mia storia. Vuoi fare, vuoi dire cose che non stanno né in cielo né in terra, perché no, ma tu ascolta, mi ma contraddici. Tu non stai né in cielo né in terra, tu non stai né in cielo né in terra. Ma cosa stai dicendo? Sono stata una poetessa e un artista. Così sono. Ma lascia perdere, ma lascia perdere, dai, ascolta. Sono un artista, sono pure Maria Pia Recchia e sono pure ferma lì, ferma lì. Sono pure la figlia di Kennedy. Allora scusatela, perdonatela, no, poverini. Per favore, tu non sei venuta. Io per voglio fare aiutarti. Io adesso manderò qui delle persone che ti aiuteranno. Ma che cosa? Che cosa? Tu vorresti farmi passare per pazza a me? Ma dico, ma sei pazzo veramente? Scusa, Ma cosa ti ha dato Fodianna? Dei soldi pure a te? Dei soldi pure a te? Ti ha pagato? A pagare i 10.000 euro che hai preso da Baldassarre e Carlo, che l'hai fatto te il giorno 6 maggio, i 10.000 euro Baldassarre e Carlo, a che cosa hai dato? Perché un'intervista non costa 10.000 euro, ma tu hai preso i soldi per venderti. Allora parla dei cani licantropi, chi sono questi? Non parlo dei cani licantropi. Ma se li hai visti, chi sono? Come sono fatti? Mi hanno anche rubato i diploma artistici che ma io ho preso. No, regia, allora come avete visto, termina qui il servizio, avete visto Sara che... Maria Pia Recchia, purtroppo, io lo confesso, delle volte anche la TV Verité può sbagliare, però io sempre ho provato... Tu sei venuto qui soltanto perché sei stato mandato... Quando sei stato all'università? Ieri? Chiedi scusa a Fodianna. Che hai detto allora? Chiedi scusa a Fodianna perché... Disgraziata infame, Fodianna, sei una ladra, una maledetta assassina! Questo sei! Bel pane Antonino, Marra Veronese, Kennedy, Stefano, Filippo, nato in Virginia 1970, invece è nato in 1961 a Benevento. Hai capito? Hai capito? Hai capito? Ma tu hai capito? Ma io capisco solo una cosa, no, che tu hai bisogno di aiuto e io ti voglio aiutare. Perché Andrea Di Pre, come aiuta molta gente, vuole aiutare anche te e io adesso chiamo subito. No, tu te ne vai proprio a questo punto, guarda. Tu te ne vai proprio. No, io Andrea, chiamo. Andrea, tu te ne vai. Io chiamo. Te ne vai. Lo faccio per te. Tu non fai niente per me. Perché già l'hanno detto questi qua dei servizi segreti. Tu sei venuto qui per far del male e occultare la mia storia. Non fai parte delle messe nere del Tempio di Satana. Questo mi è stato detto. È vero o no? È vero o no? I lupi licantropi? I lupi ce la vedo tutti quanti, i disonesti bastardi infami hanno i lupi dentro. Ma io sono con te, devi capire, io sono un tuo amico.
Ma tu non sei mio amico, no, no, tu non sei mio amico. Tu neghi queste fotografie che sono artistiche, che sono della premiazione letteraria artistica. Tu neghi quello che io sto dicendo. Tu hai bisogno di aiuto. Mio zio. Di prepri sociale, ti vuole aiutare. No, no, tu non vuoi aiutare me. Tu vuoi aiutare Fodianna, Mariana e Angelina, che ha preso i miei soldi, spacciano per me. Fodianna, c'ho tutti i miei documenti. Te la senti di passare un breve periodo che ti rilassi? Parte, a nessuna parte. Una, io voglio i miei soldi, in un hotel, la mia odin... No, signore, no, signore, a nessuna parte. Voglio soltanto i miei soldi che mi stanno derubando, le mie carte, perché quel diplomatico, bene, allora, quel diplomatico che è del consolato americano ha detto che il consolato non vuole fare assolutamente comparire la storia di Maria Pigliarecchia, come pure lo Stato che ha minacciato molte persone, hanno minacciato molte persone. Allora, ragazzi, cosa vuoi dire? Ora dillo, ecco, la tua verità qual è? Di la verità, cos'è che vuoi dire al pubblico? La tua verità, la verità è che i miei documenti, le carte. Di cosa sei tu? Cosa sei tu? Le carte d'identità. Sì, di cosa sei tu? Tutto quello che mi appartiene mi è stato cosa, fondato. Allora, per chi ci segue adesso, che per chi c'è della TV solo adesso, chi è Maria Pigliarecchia? Chi sarebbe? Maria Pigliarecchia è la figlia di Kennedy. Maria Pigliarecchia e Sara Kennedy. Maria Pigliarecchia vera, Sara Kennedy vera. E questo me l'hanno detto proprio chi ha i miei documenti in mano, che adesso non te lo dico. Guarda che comunque hanno ucciso l'alto funzionario presidente della Costituzionale. Perché? Va bene, basta così, grazie. Perché aveva così, in mano grazie. Le mie facilità, allora, documentazioni. Gentile pubblico, termina qui la puntata. Non so cosa accadrà, perché qua, però insomma la verità vogliono occultarla perché hanno interessi nelle mani, fior di miliardi. Calmati, adesso mi dispiace, ecco che sono al telefono. Pronto? Chi è? Chi è Francesca? Guardi, ha sbagliato proprio. No, me lo passi un attimo. Qui non c'è nessuna signora me lo Francesca. Passi un attimo. Avete visto? Non c'è nessuna signora Avete Francesca. Non visto? C'è nessuno signora Francesca. Tu hai dato il mio numero. No, il fatto è questo qua, che io devo aiutarti, tu non sei più sicura qui. No. Dai. No, vattene, Andrea, per piacere, vattene via, va. Vattene me ne via. Vado, è certo che me ne vado. Ma da solo però, aspetti. Non me ne vado. TV Verité, TV Realité, Andrea Di Pre, per voi. Me ne vado. Sei un impostore, Andrea. Me ne vado. Sei un impostore. Non ci vedremo mai più. Andrea, sei un impostore. Tu hai preso i soldi, 10.000 euro, per far passare Fodianna per la figlia di Kennedy. Sono state imbrogliate le carte, sono state imbrogliate le analisi, tutto. Tu qui non sei più sicura, comunque senti, io ti lascio stare, ti lascio il tuo destino, addio. Di Pre si ferma qui, ho da fare, ho da andare, addio. Non vuoi sentire nemmeno i ragazzi che sono stati minacciati. Che cosa? Mi interrompi continuamente. Ma una persona che interrompe per occultare la verità, ma che cos'è? Ma che cos'è una persona che nega la verità dei fatti? Hanno tagliato la lingua a un ragazzo, a un uomo. Gli hanno sequestrato il figlio. Hanno minacciato da altri. Hanno minacciato un servizio segreto. Dei segreti, va bene? Un ragazzo di servizi segreti che aveva tutte le mani le documentazioni mie. Basta adesso, e si è dai, basta. Venuta Fodia. Dai. Fodia, allora, ha minacciato. Adesso i microfoni sono spenti. Ha minacciato. Dica, è tutto finto. I microfoni sono spenti. Non è finto nulla, perché la verità, come è vero che tu realmente sei qui, mentre la seconda volta che sei venuto non ti ho conosciuto. No, basta, non mi toccare. No, basta. Addio. Non mi toccare. Finisce qui, dai. Non mi toccare, tu non sei venuto per fare il bello, perché neghi la mia realtà. Basta, regia, chiudiamo. I miei fatti, quasi la storia vera, quello che mi è stato fatto. Basta, che regia, chiudiamo. Tutto quello che hanno fatto contro altri, tu neghi tutto. Per questo significa che sei un falso. Ok, thank you, Andrea, thank you, ok. Falso.